Benvenuto mister Ranghetti, preparatore dei portieri, già il secondo anno che sei qua con noi. Dai, parlaci un po' di te. Allora, sono Ranghetti Massimiliano, classe 75, preparatore dei portieri, ho conseguito il patentino a Baiardo sino alla Serie D e sono 2 anni che sono qua a Serra Vezza. Ci puoi dire qualcosa sul tuo metodo di lavoro nella preparazione dei portieri che ha riscontrato ottimi risultati lo scorso anno? Sì, guarda, abbiamo chiuso la prima settimana di lavoro dove abbiamo iniziato con una parte atletica concordata con il preparatore atletico Jacopo e il nostro lavoro inizialmente è tutto su carichi naturali e attraverso utilizzando dei circuiti. Nel proseguo della preparazione utilizzeremo dei sovraccarichi che poi andremo a smaltire verso e a trasformare sul finire della preparazione per prepararci insomma la prima di campionato. Dopodiché inizieremo con dei lavori diciamo standard di un ciclo di 4 forze che porteremo avanti poi per tutto l'anno. Ecco, insomma, poi il lavoro diciamo atletico è un po' questo a grandi linee. Quest'anno non c'è più Cavagnaro né Pietra, ma ci sono 2 nuovi ragazzi. Ci parli di loro, come li hai visti, le tue impressioni? Sono Marco Petroni e Francesco Mazzini. Ma sono 2 ragazzi che hanno delle buone caratteristiche, sono stati scelti un primavera e un ragazzo che invece ha già avuto un'esperienza che è Marco Petroni l'anno scorso in Serie D al Viborgo. Fisicamente sono diversi, abbiamo un Mazzini che ha un fisico importante e Marco che invece è un ragazzo un pochino più piccolo però devo dire molto esplosivo. Caratteristiche mi sembrano buone, secondo me c'è il materiale giusto per fare un buon lavoro. Per quanto riguarda lo staff tecnico, quest'anno abbiamo un nuovo elemento. E come ti sei trovato con gli altri componenti in questi anni, soprattutto con mister Vangione? Parlaci un po' di loro, dai. Allora, ho già lavorato con tutti e tre, nel senso che Jacopo era già con noi l'anno scorso e mi sono trovato molto bene. Abbiamo avuto subito un'idea comune di come svolgere il lavoro atletico e secondo me ha funzionato molto bene l'altro anno. Con Michele eravamo insieme a Massa 3 anni fa, quindi ci siamo già conosciuti, lui aveva un ruolo diverso che era quello di preparatore atletico, quest'anno invece è allenatore in seconda e insomma sono sicuro che avremo una buona collaborazione. Per quanto riguarda il mister è stato proprio un feeling immediato dal primo giorno che ci siamo visti. È una persona che chiede molto ma riesce anche a trasmettere una serenità e una tranquillità nel lavorare che poi consente a tutti di riuscire a tirare fuori il meglio. Questo è il secondo anno che sei qua con noi. Per quanto riguarda la società, come ti trovi nell'ambiente in generale? Ma io mi sono sentito subito a casa quando sono arrivato qua a Serra Vezza, perché è un gruppo di persone che ci mette tutto, lì sono sempre presenti, non ti fanno mai mancare nulla e la cosa che proprio mi ha colpito è che insomma, mi ha dato serenità e vedere questa voglia di crescere, di fare le cose nel modo giusto. E questo è importante perché insomma, ti stimola a fare sempre meglio ogni anno. Perfetto, e allora in bocca al lupo e speriamo tu riottenga gli ottimi risultati dello scorso anno. E grazie, speriamo bene. Vai, crepi il lupo.